Dormivo male e mi irritavo facilmente, ma non riuscivo a capirne il motivo. Tardo, come state? Hello! Buonasera! Tutto bene, ragazzi? Tutta questa? Poi vi faccio vedere cosa sto bevendo. Assaggiamo intanto. Buonasera Marica, scusate un attimo. Madonna. Ve lo faccio vedere. Era tanto che lo vedevo e mi faceva gola. L'ho preso, l'ho trovato in un mese di negozio. L'ho preso interessante, molto flevoroso. Nel senso che la salvia si sente molto. Bravi, buono, buono. E siamo qua ragazzi, all'alba di un nuovo giorno. Di, di questa la seconda sono un po' andato avanti perché ho avuto un po' di tempo ho dedicato un po' di tempo ieri a questa faccenda continuiamo senza infamio senza lode mm. un saluto anche a Caban Bob Adriana Blumamba buonasera buonasera a tutti stavo riflettendo su il da farsi mi sta piacendo questa faccenda e, mh, però il lo sfondo qua nella, nella signorina lo modificheremo non lo faremo preciso preciso ecco mm. mi pare che il volto stia per concludersi per quanto riguarda le mie le mie decisioni Uno chiar un chiaroscuro questa volta un po più descrittivo vero? Mm. con una foto mi è venuto naturale fare così vabbè lasciamo stare Assurdo, eh? Buono. Uno dei primi gin, a me non, non sto qua a dirvi. Però ne sa tanto anche una tonica un po' più speciale stasera. Anche. Eh? Un po' di angostura, una roba del genere angostura burke benissimo buona creatore molto buona molto poco dolce mi piace nella gran parte alla fine della, del mistuglio quindi deve essere buona pure lei poveretta sempre bisfrattata Tintin. Siete pronti poi per um, lunedì? Vedremo. Eh. Sarà anche tu a Toriganza. Mm. Vedremo, vedremo. Mm. Appunto, lunedì ci sarà la prima live della borsa. La borsetta. Quindi speriamo che speriamo che di essere pronti di, che questo fine settimana sia proficuo come allenamento. C'è un fiatone ragazzi. Perché non lo so. un Po' più minuzioso. E vedete che è rosato come colore? È la tonica, eh? Oh, ho sbavato sul microfono. Lo muto un secondo. Ecco, scusate, problemi tecnici... importanti. Eh. Cosa facciamo qua attorno? Oltre a questo... coso? Non lo so, non lo so. Sembra un po' banale non riprendere il contorno di quella. Oh, ragazzi, la mia ossigenazione questa sera si va a far benedire. Speriamo bene che nel sonno non mi capite niente di brutto, non so, un... un... Uh, boh. voglio sapere cosa può succedere. Allora, 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 nella cosa originale noi abbiamo questa cosa qua, ma... Noi siamo più furbi di Childish Gambino. Se così si dice. Scusate, quindi facciamo quello che ci pare. Iniziamo con tranquillità. Tanto qualcosa uscirà. Ieri sera ho finito di guardare quel film con Brad Pitt e dello spazio una merda incredibile l'avete visto io sì e se posso permettermi una considerazione trattatemi con le pinze perché non sono un critico cinematografico ma sembra un interstellar molto più americanata nel senso che vuole essere profondo, vuole. cioè ci, 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 ci prova. Eh, ci prova, ma. ad essere profondo, ad essere filosofico, ad essere scientifico, ma non ci azzecca in nessuna di, di, di queste. È solo un film di spazio di merda noioso. Scusate, dovevo sfogarmi. Eh, la bocca di questa signora ti è venuta proprio bene. Grazie, grazie. Te la zoom, guarda. Zoom la bocca. Buonasera, Rosa Nicolini. Intanto, buonasera a te e al tuo collega. Mm. Uh, poi vi faccio vedere anche un'altra cosa farò vedere un'altra cosa che ho comprato assieme al gin una cosa incredibile una cosa che ho sempre sognato ma che non ho mai trovato in quel formato lo vedrete stasera lo vedrete stasera e mi invidierete molto appena lo vedrete capirete 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 ciuccio mm. no no tranquilla poi dopo la live vado a sciacquarmi a fare un bagno e vado torno a fare festa blu bamba <ride> eh. Poche ore fa su questa sedia c'era seduta proprio Blue Non per lo stesso motivo per cui sono qui io adesso. Ma ho ceduto volentieri le proprietà tecnologiche di questa postazione alla signorina Blue Nel mentre che io venivo. Eh. Mm, dilaniato praticamente mm, non lo so come si può definire non lo so mentre che io appunto venivo prosciugato di tutte le mie energie vitali da un piccolo hobbit maledetto <tossi> <tossi> che casino che ho fatto <ride> Che, che forte no mi sono divertito tanto mi sono divertito mi sono divertito tanto mi sono divertito mi fa piacere ogni tanto avere un momento di un mm, momento privato no non, non capita spesso perché appunto, sarebbe strano il contrario però Diciamo che... Diciamo che... So. Mi sono divertito. Mi è andata bene. Esatto, anche te hai fatto una live in modo tuo. La tua prima live. Hai già fatto videoconference tu prima di... Questa signora Blu Mamba fa strano, vero? Beh, ormai tutti gli studenti sanno cosa vuol dire, no? però noi che A me non era mai capitato fino a quest'estate che ho dovuto fare una cosa per la scuola. <susk> <susk> vi, vi faccio una, una, una... Intanto ve lo faccio rivedere in tutta la sua bellezza. Secondo me, come, come packaging, come mh, marketing, questa cosa qua è incredibile. Incredibile davvero. Eh, poi ti rimane un bel oggetto. Però, appunto, vi farò un'analisi olfattiva perché ero un po' spaventato perché si sentiva tanto il limone, no? E sembrava un gin abbastanza normale all'odore. Invece... Al palato la salvia ti tira una botta bella preponderante. Non è, cioè, lo riconosceresti tra vari gin. Ecco, è ben definito, bravi! Non solo come design della, della, della bottiglia, di tutto, ma anche proprio. Alla, alla degustazione buono, Bruno, bravi italiano eh 100% bravi e poi versare le cose da una latta non so perché ma mi sembra mh, è un, è un fascino diverso vero? così come dalla terracotta come quella bottiglia quella bellissima e quello è un grande dono del nostro amico Franco Brosi. Vi ricordate? Praticamente ogni live è, una, è un gin diverso qua. Eh? Stiamo attenti a non delapidare il nostro patrimonio. No, adesso eh, mh, ho appena passato un periodo. In cui eh, avete presente quando finiscono tutte le bottiglie assieme? Eh, perché avevo, non so, due o tre bottiglie di gin. E sono finite tutte. Erano tutte a così. E allora, in qualche modo, devi fare. Ti arriva una, un amico un amico e non gli vuoi offrire un, un bicchierino un, un qualcosa di particolare se ti vanti di essere ospitale devi essere preparato ad ogni venienza, quindi se verrete a trovarmi sa sappiate che troverete una varietà di geni incredibile sconsiderata Sconsiderata, allora aspettatemi un secondo, arrivo subito. Vado a prendere una cosa e vi porto anche a far vedere un'altra. Arrivo. Scusate, mi metto un attimo solo con la webcam, vi faccio vedere. Mm. Sono il bambino più felice del circondario. Un chilo e otto di guancia di maiale stagionata. Preparatevi, preparatevi, non vedo l'ora di aprirlo, tra l'altro l'ho trovato in questo, eh, da questo grossista, mm. da questo grossista, e, mh, assieme al Gin, ho coronato i due miei più grandi sogni. Allora, faremo un confronto stasera. Perché voglio riassaggiare per bene. Mm. Ha un odore speciale proprio questo. Non facciamo dosi incredibili. Facciamo 30. 30 ml. Facciamo una roba leggera. Non è un confronto, ma una. Nota le differenze, un trova Wally dei jeans. Di, que di quella bottiglia speciale, anche questa. Non disegniamo e basta. Non, cioè, qua mh, bisogna imparare ad alleggerirsi, stare tranquilli senza pensieri mm, lasciamo che questo intrullio si, 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 si stabilizzi per bene e noi decidiamo cosa fare qua allora una prima corolla una prima corolla la farei così tranquilla ok mm, ma 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 dovrò iniziare a taggare su instagram la signora youtuber fare. Ah assaggiamo tutta un'altra cosa morbidissimo è importante è importante anche fare queste queste cioè provare le differenze per per capirsi bene no? mentre l'engine quello nella latta è aromatizzato mm, in maniera molto marcata questo è un equilibrio porca miseria preferisco quasi più preferisco questo Molto più morbidino, molto più l'alcol, praticamente non, non lo senti qua. Buonissimo. E l'engine è particolare, ve lo dico. Quindi, se, dovreste, se doveste per caso acquistarlo, ricordatevi che state acquistando un, un gin aromatizzato. C'è con una forte aromatizzazione allora questo tondodoni avete presente il tondodoni il guanciale quanto sono contento ragazzi non potete capire cioè farsi una mh, farsi grazie a Toriganza eh, eh, farsi una matriciana no? mm, prendendo eh, sfogliando 4 5 mezzi millimetri di, di guanciali da un pezzo intero è un'altra soddisfazione ragazzi che non quei quadratini io prendo di solito quello che trovo quello che trovo qua buonissimi guanciali Mm, ho preso spesso quello della wolf perché però è affumicato molto più fresco e anche quello di sappana non mi ricordo mm, con delle spezie che però mi fanno storcere un po' il naso in quel caso perché c'è tanto c'è tanta uh, aroma mm, è tanto aromatico verso la, la gamma di spezzi che si usano per eh, gli insaccati di alta montagna, quelle cose lì, quindi non lo so, eh, quelle spezie lì, mi avete capito, e mentre qua una bella guancia di maiale, pepe e via, ben stagionata, De lo, lo devo ancora assaggiare però. Anche sul fatto di... Averla così vicina a me... No? Fa quasi venire... Fa quasi venire... Da... Non lo so... Ma sono strano io magari eh... Che godo di queste frivolezze... Ma... Se non... Se non facciamo... Se non... Non lo so... C'è chi compra... Non lo so, c'è chi si compra... Cosa vi comprate voi come sfizio per voi stessi? E voi mi direte niente, così mi fate sentire in colpa perché eh, 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 non si vive di solo pane e acqua. Un trucco, un Hulk no? Cosa vi comprate voi per, per viziarvi? Vestiti? Mm, gioielli? Eh, non lo so, fatemelo sapere. Sono curioso. Scusate, mi rimetto la foto della... della qua davanti. Molto buona sta tonica... mannaggia. E Nike, <ride> Elevans. Ehi, hey, super fashion, tutta roba buttatissima tra, tra due mesi, però non resisterei neanche io. Non resisterei neanche io, hai ragione. Prendigli un piccolo guancialino. Tra l'altro, tra poco è il compleanno di, di Baby. Abbiamo un bel regalo. Stiamo, lo stiamo ancora elaborando. Cioè, nel senso è elaborato, ma non lo stiamo per attuare nella pratica. Tu vi darás. Non riesco a distogliermi da aggiungere chiaroscuri alla faccia. Devo smetterla, devo, devo fare qualcosa in giro, in giro. Allora, mi piacerebbe fare qualcosa di dettagliato, bello, piccolo. Come non so, un... Um, cosa vedremo? Allora, tante pietruzze, non lo so, mi sembra quasi una, in una faccia incastonata nel... Nella sto zitto, che meglio. Ogni tanto fa bene. un'altra riflessione per il me del futuro l'engine da fare a 30 non a, non a 45 mm. perché è tanto saporito e tanto troppo saporito che sembra che dite? Potrebbe starci ci avete capito qualcosa? Forse non ci avete capito niente Shhh. Fate casino Capito? Eh? Dai Pazienza Continuiamo Forza e coraggio, verremo ripagati al fine di questo lavoro. Oddio. Scusate. Anche tu a Toriganza. Anche la tua faccia. Tutta. Ti ringrazio, ti ringrazio. Eh, sarà perché mm, è stata un'ottima scelta iniziale? Chissà chi, chissà chi mi ha proposto questa, questa fotografia, no? che tengo a precisarlo, qua non c'è niente di ricalcato niente, eh? è tutto. l'abbiamo fatto in live la scorsa volta. poco si discosta ma. Oh. ogni tanto ci sta una pausa dai contenuti e un'accelerata un sulle tecniche, non sulle tecniche, sul sulla malizia nei, sulla dovizia dei particolari e sulla malizia nel, nel renderli minuziosi sto, sto dicendo sto sparando degli aggettivi affascinanti ma che vogliono dire niente sarà meglio che sarà meglio smetterla di sparare cagate E poi questo ovviamente lo lasciamo tutta a matita. Lungi. Come si dice lungi da noi? Lungi da me. Lungi da noi. Eh, anche solo sfiorarlo con altre tecniche invasive. Rovineremo l'equilibrio del. Delle cromie, dei, dei pesi delle campiture, vero? Eh, ehm. ieri sera e stasera la, la Lumaca ha mangiato la platessa l'ha divorata. Però sono un po' preoccupato. Oltre, gli omogenizzati le piacciono molto. Mm, però non mi mangia tanto la, le zucchine. Mm, forse. Non lo so. Si è stufata? Non lo so. Si possono stufare le lumache? Di mangiare una cosa e basta? Oddio, non è che gli ho dato zucchine per, per tutto questo tempo. Però. Ah, e magari tra poco facciamo ril... la faccio tornare a farvi visita la lumaca tra l'altro è un, è un omogenizzato suo gentilmente offerto da Willy <ride> pure con la lumaca no ehm... la platessa ma anche il pollo tu mh, davvero appena glieli metti si alza cioè si, si sposta subito lì lo sente track mentre ho paura che la banana non le piaccia tanto cioè nel, nel senso che la banana non lo so oppure la patata dolce perché c'è ovviamente una scheda di vivande che mh, può o non può mangiare una una lumaca. Però sì bisogna ovviamente provare. Eh, sono, siamo andati avanti quasi tutta l'estate a carote, zucchine, cetrioli. Eh, appunto, una volta alla settimana, omogenizzato. Poi, adesso abbiamo provato con la banana. Poi con la patata dolce proveremo proveremo non si sa mai se mai avrò un figlio sarà obeso sicuramente perché appunto um, forse non me ne rendo conto ma appunto Si tende un po' a sovraccaricare, cioè a dare un po' troppa importanza a queste cose forse. Non so se gradisce il guanciale, <ride> penso di no, anche perché è molto salato, quindi si, si scioglierebbe in. In una nube di schiuma e morirebbe lì. Beh, tra l'altro, l'abbiamo pesata poco tempo fa. Io, Torriganza, la, la, la gelsomina, e siamo a quattro etti netti. Etti netti. Mica cazzi, eh? Scusate, scusate, è un, è un modo di dire. Un po, un po' scurrile Ma ho saputo che si usa anche dalle parti dell'inghilterra orientale Ah sì, davvero? Kren? Sarebbe tipo una droga per, per le lumache. Chissà, hai, hai provato davvero a dargliela? Invece, ho oh, visto più che altro a Toriganza, che gli va data l'alga la spirul spirulina che è necessaria perché è quasi, quasi indispensabile a, a, a leggere da, da vari gruppi e blog provate cercheremo quest'alga spirulina un chilo di alga spirulina 3.000 euro per <ride> sapete no un chilo e otto di guanciale non vuoi prendere 2 kg di alga spirulina per la rumaca sia mai mi sentirei in colpa? No? ma ah, poi, ovviamente, sono, sono animali, sono, sono appunto molluschi maledetti. Hanno la coscienza della vita, mh, una coscienza infima della vita. Probabilmente, poi non, non sono io, non sono un filosofo degli animali. Però appunto l'esistenza di, di queste bestie è piuttosto, non vorrei essere crudele, però nell'irrilevanza della, della vita di una lumaca, non lo so dove voglio andare a parare, però appunto va bene un po' ma. Sono umache no? E voi direte: Tu chi sei per meritarti quel guanciale? Non lo so, non lo so. E forse questa è la vera. <ride> Beh, e invece con i fascioli eh, secondo te hai mai provato perché di dicono che si possono dare però i fagioli i fascioli scusate eh, cioè se, se fanno questo effetto su di noi figuriamoci sull'omache no io adesso vorrei avere una convivenza piuttosto pacifica con, con Gelsomina non vorrei Odori molesti, quindi preferirei evitare. Qua, quasi, quasi mi viene voglia di... Mm, visto il, non so, il formato piuttosto... Piuttosto... Che si addice. Una, una trasposizione in tre dimensioni. Non sarebbe male. Magari dopo la borsa... Sai mai. No? È vero che tu, tu hai un, un allevamento praticamente già. Eh, immagino, immagino, peggio dei cani. Peggio dei cani, vero? Mm, rifagia delle lumache, mm, infatti, su, su molti eh, reg regolamenti condominiali c'è scritto: ehm, mm, non cani, gatti, eccetera, ma appunto lumache, mm, con problemi, cioè mm, con, con questi problemi. Infatti, ho dovuto chiedere all'amministratore di condominio di poter tenere questo, questo animale, e appunto, ho dovuto sottoscrivere firmando di, no di non darle fascioli dopo le 5 di pomeriggio. Basta cagate. <ride> Abbiamo sparato abbastanza stupidaggini per stasera, vero? Ciucciamo. Bon che sta tonica è davvero, è davvero speciale. Buono tutto! Un Nazgul nel bicchiere. Rumori molesti. È vero, è vero. Frequenze incredibili. Mm. Procediamo, no? Piano piano, ma procediamo come il nostro solito. Uh. Oh, 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 oh. Chiqui, oh, oh. Sembra al prezioso, un, uh, un anello, no? Mm. quasi, vero? C'è un'incastonatura un di cose. Mi, mi 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 piace. Mi 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 mi. Mi mi mi. Molto bene, e anche l'esterno. Infatti, è, mm, è sempre una questione. Non lo so. Eh, appunto, possiamo sempre interagire con ogni, con ogni cosa, niente è definitivo. Anche se, appunto, cancellare su, su una cosa del genere risulterà complesso ma non cancelleremo noi andiamo avanti per, per piccoli passi e, e vedrete che ce lo porteremo a casa un, una cosa finita ora mh, direi di fare un, un penultimo e mi e mi cos'è questo un ellisse vero un, uh, un penultimo ellisse attorno a questa un po più vuoto lo, lo schiacciamo un po di più sull'asse orizzontale per noi così da dargli un po più di Longilineità? Sì? Mm, te lo regalo allora. Quando lo finisco te lo regalo. Te lo tieni nel comodino dove vuoi. Eh, mi dimentico di respirare ogni tanto perché ho paura, c ho, ho un'insita un paura mh, di soffio, di respirare troppo nel microfono. Però questo non può farmi svenire, vero? È sempre meglio rimanere vivi che. Mm. Meglio rimanere vivi che non aver paura di non essere troppo rumorosi nel microfono. Oh, uh, Sol Goodman, buonasera. <ride> Questa sera ti sei perso la degustazione di un gin incredibile speciale. <ride> Se, se farai per caso un salto da queste parti sappi che potrai degustarlo anche te io no, non vorrei tentarti troppo non vorrei metterti troppo la colina in bocca ma questo è come stai su so Goodman? tutto bene? Potre potre potremmo brevettarlo, dovrò trovare un, un, un setup di filtri per il microfono oppure un, un equilibrio giusto, solo che ci si perde davvero tanto tempo perché ehm, il regista, registra una prova, eh, riascoltala e, e varia le cose, eh, non è così immediato, no? Eh, è un lavoro piuttosto. così un po' tedioso, ecco, un po' noioso. Eh, benissimo, sono contento che tu sia. sia stia bene, So Goodman. È una rottura, posso dirlo? È una rottura di cazzi, grandissima rottura di cazzi. Mm. L'ultimo goccino, proprio. Prick, giusto per non dimenticarselo: trick. Un non nulla. Saranno 20 centilitri. Neanche. Neanche 20. Di questo gin salvia limone. E di questa tonica eccezionale. Che però è un po' troppo poca è rimasta. No. E eh, così. Allora appunto. Dicevamo, mh, riguardo a questo, questa cosa qua, mh, sono convinto di essere nel giusto nel stiacciare eh, questo, questo ellisse un po' nell'asse orizzontale. E poi faremo un ultimissimo. Se, se ci va, cioè se, se, se lo riterremo necessario, attorno sottile sottile un po' più appunto decorato come, come quelli più, più nel centro ok? Secondo me secondo me ci siamo quasi, dai. Viva ragazzi! Devo, devo imparare a Ciucciare dalla cannuccia meglio perché sono, sono un po'... disabituato. È assurdo, eh! Quasi copre tutto il limone questa, questa salvia. molto particolare molto particolare molto particolare allora cosa facciamo qua <ride> Sapete cosa? Eh, prima di, di, di fare qualcosa qua dentro facciamo quello attorno attorno un po' più pesante e vediamo se riempire con qualcosa questo. Quasi, quasi. Quasi, quasi. Perché potrebbe essere che lo lasceremo bianco. Potrebbe essere. Allora, quindi. Come si chiamano quei quei gioielli, quelle, sono tipo dei ciondoli che hanno delle piccoli, dei piccoli bassorilievi. E, sono tipo in madreperla. Potrebbe essere una cosa del genere. Un po' di, di epoche. È una gioielleria. Mm, piuttosto antica nel senso che per farmi capire sono quei, quei gioielli della nonna tra virgoletti no mm, con tipo un profilo come si chiamano quelle cose hanno un nome specifico forse eh, non è madre perla però cosa sono non mi, non mi viene il nome Mm, merda shit merda direi quasi sarebbe bello se ci viene bene anche e se lo faremo in in tre dimensioni sarebbe bello appunto fare non dico niente però che bello sarebbe tornare a Affondere no? Plam plam, plam plam. Come si chiamano quegli affari là? Mica mi ricordo. Comunque la, per la prossima live mi, mi prendo davvero un, un boccaglio. Così almeno ossigeno questi polmoni che... Ne... Ne... <ride> Ma davvero, eh? eh ogni tanto mi capita. Mm, magari, magari mi sentite anche così, però eh, così ho il microfono avanti. Ed è per questo che mi piacerebbe tanto spostare, visto che ho un XLR piuttosto lungo... Eh, e l'XLR mi permette lunghezze importanti. Spostare dall'altra parte il microfono e prendere una stina più contenuta. Che posso mettere dove cazzo mi pare. Già, questo XLR che ho preso era il più corto ed è, ed è 4 metri. Con 4 metri ci faccio il giro della stanza qua. Sarà difficile però trovare sp spazio nelle canarine. Hm. È già un'ora che siamo qua, eh. Siamo forti, sei forti, sei forti. A voi è piaciuto l'avete visto il, um, lo show, quello che è di, di Catalan. Su, di approdo su, nel, sulla Rai? L'avete visto? A me non è dispiaciuto. Eh, si vedeva tanto che, non so perché, ma. Mm, magari è, è cosa mia, però la Rai Radio Televisione Italiana in tanti suoi programmi, ha questo flavor mh, di promozione del cantante, del sportivo, del, di chi si voglia personaggio ospitato, che mi puzza da morire. Nel senso, mh, tanti programmi no? radiofonici, televisivi, Mm, riesci subito a sentire l'odorino di mm, un artista che è lì per pubblicizzare il suo disco cioè, che poi è, è ovvio mm, è, è naturale che funzioni così ma sulla RAI si nota di più perché eh, fanno programmi che si basano su questo io e eh, a me non, non, non piace molto mm, o meglio, a prescindere dal, dal, dall'artista ospitato, eh, che può piacere o non piacere, perché dovrei stare ad ascoltare o guardare un programma che mi forza a vedere degli artisti che sono lì perché hanno pagato... Un, un, una pubblicità... un po' più... Ben, ben strutturata... ma pur sempre pubblicità... perché cos'è... un... un ospite... che promuove... il suo disco, il suo libro... se non una... pure semplice pubblicità... e appunto non c'è niente... Non ho niente contro questo, questa tipologia, però nella, nella RAI, radio televisione italiana, lo si nota di più perché tanti programmi sono basati proprio su, su, questo, su questo format. No? Quindi mi rompo i coglioni, quindi schifo. Nella. Tele, ehm, ho visto Catalan, cioè non ho l'antenna attaccata io della, della televisione a casa. Uh, ho voluto guardare il programma di Catalan sulla Rai da Rai Play. Perché appunto non avrei altro modo. Non sono un, un assiduo osservatore di programmi televisivi standard, wow. Oh. Pim, 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 pim. Merda, dopo devo anche andare a... Niente. E domani devo anche... Shit, shit. shit. Ma se non riempiamo questa vita, che vita è, no? Un secondo, scusate, sono un po' da correggere. No, forse se riempiamo il bianco, ce la capiamo. Ma sì, dai, vediamo, vediamo, vedremo. Mm. Eh. Come era? Come facevamo? Dimmi solo le prime strofe a Toriganza. Mm. Non, non ho la melodia in testa. Adoro l'uvetta. Adoro l'uvetta. E poi avanti così. Eh, dovete sapere che a Toriganza ha dei gusti piuttosto senili. Eh... Grazie del consiglio, tricasa poi mi sono. Eh, ha dei gusti piuttosto senili in, 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 nel fattore dolciario, nel senso che quando nota in qualsiasi supermercato dei dolciumi eh, appunto da vecchio, nel senso che non i, i cookies con la cioccolata doppia, il caramello. La, quando vede l'uvetta, i, i strudelini, le cazzate così da vecchio, lei si ingolosisce e li prende e li mangia con estrema gioia. Ed è, ed è bellissimo vedere la persona che ami, che, 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 che mh, trova qualcosa che le piace. Mh, resta il fatto che purtroppo si, si sazi di di vivande incredibilmente tristi, 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 a Toriganza rivedi i tuoi gusti in fatto di dolci, <ride> sei una buon buongustaia, per la, la fascia d'età che è nata mh, prima degli anni 50, sì, Ah, de, non so se ti ho detto, ma ho rimpinguato le, la fornitura di caldo abbraccio. <ride> È una bomba e eh. dovremmo, dovremmo, dovresti metterci, dovresti registrarla. Adoro l'ovetta, adoro l'ovetta un tormentone autunnale direi vero ragazzi io non riesco più a disegnare stasera sono cooked sono destroyed, destroyed <ride> shit. Adoro, Giu -giu. adoro l'uvetta e quando droppa adoro l'uvetta c'è cioè quello del drop no, lasciamo stare vi faccio l'ultimo zoom magari anche a fuoco uno zoom ancora più perianale magari madonna <ride> un po' un po' inutile però non lo vedo neanch'io mai così da vicino quindi perché non... <ride> ecco. Perché non... <ride> che roba strana, no? Vederlo da, da così vicino. Vabbè. A parte le stupidaggini. Sarà perché è dura Luvetta? Non lo so. È in estasi per Luvetta? Può essere very good, very good. Sono contento che, che vi piaccia. Anche a me piace. Vi dirò la verità: Sono soddisfatto per una volta delle cose. Che poi. È uno di tanti, no? ragazzi miei finito mh, finito la degustazione finito di disegnare per stasera mh, non so se avete notato ma Ultimamente su, su Instagram, grazie anche a Toriganza, sono molto più persistente e mh, adeguato per, nella mia presenza e anche su Facebook eccetera. Mh, ancora un grazie a Toriganza per tutto il... Er, per la grande mano che mi sta dando sul... Su, sulle piattaforme di, di intrattenimento e appunto visto, visto questo, questo preambolo vi dico ci sentiamo presto su instagram per, per farvi sapere bene come andrà la faccenda di lunedì e molto probabilmente finirò questo perché mi, mi, mi sta piacendo molto e ho voglia di vederlo finito al più presto possibile, quando sarò meno mh, disadattato come questa sera, che ho eh, i testicoli a fior di pelle, eh, come se durante tutto il giorno non lo fossero. Eh, mh, però mh, ci tenevo a ringraziare tutti quanti per la presenza in questa live. In generale, dappertutto. Grazie di tutto ragazzi. Come ogni sera. Se tornate dai vostri cari in camera da letto. Infilatevi tra le lenzuola nei piumini, che ormai saranno piumini perché sta facendo freddo, no? Eh, ricordatevi di dare un bacio ai vostri cari. Buonanotte, Rosanick. E ditegli questo è il bacio di Pietro Zambonini. Che stasera mi ha fatto venire gola di guanciale gin e quant'altro un bacio col dito a tutti statemi bene mi raccomando grazie 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 a tutti buonanotte finalmente no vado, de devo andare a lavarmi buonanotte ciao